Come e perché leggere il Vangelo per vivere nella Chiesa e nella società? Questo è il titolo che abbiamo dato a questo nostro incontro. Si diceva prima è in qualche misura un sogno, possiamo forse fare una considerazione meno elevata e limitarci a una speranza, una prospettiva, un tentativo di proporre un modo di leggere i Vangeli che non si illude di essere particolarmente nuovo o di arrivare a chissà quali risultati. Ma nello stesso tempo vuol cercare di procedere secondo tre parole fondamentali: serietà della lettura, collaborazione di sensibilità diverse e rapporto tra lettura del testo e vita quotidiana. Questi tre elementi abbiamo cercato veramente di intrecciarli e sarà oggetto questo intreccio di una serie di considerazioni che poi farò nel mio breve intervento. Cedo subito la parola a Patrizio Rota Scalabrini, che insegna esegesi del Primo Testamento alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, oltre che al Seminario di Bergamo, ed è responsabile per la diocesi di Bergamo dell'Ufficio per l'Ecumenismo. Quindi vi è questa grande esperienza di decenni di studi biblici, con una grande cooperazione e collaborazione tra attenzione scientifica e divulgazione. E nello stesso tempo c'è questa attenzione a una dimensione ecumenica che oggi, lo potremmo confermare a vari livelli anche noi, dal nostro punto di vista, conosce una stagione certamente particolarmente significativa. Quindi, ringraziandolo ancora per la sua presenza, gli cedo subito la parola. Prego. Buonasera a voi, chiedo scusa se a un certo punto mi vedrete assentarmi, ma non è perché una volta che uno fa il suo spot va via, ma avevo già preso l'impegno in corso fidanzati e quindi non potevo venire meno. E siamo dovuti a divenire a questa data, davvero Ernesto. Allora, di fronte a quest'opera mi sono posto alcune domande: perché tradurre e tradurre di nuovo? Perché tradurre in modo ecumenico? Perché tradurre commentando? E quindi chiarisco un po', in fondo, nuova traduzione ecumenica, commentata. Tradurre. Tradurre per non tradire. Chiariamo innanzitutto che cosa significa il termine tradurre. L'etimologia lo riconduce al latino ducere, e ciò significa che si tratta di far passare, di condurre da un testo all'altro. Da una parte ducere significa indurre, produrre. In questa accezione la traduzione non solo traghetta da un testo in una lingua in un altro, ad un altro testo in una lingua diversa, ma introduce nuovi significati, produce nuovi sensi. La valutazione di questa novità potrà essere diversa: c'è chi apprezzerà la novità e chi potrà pensarla un tradimento. Io penso Catullo che traduce i lirici greci. Come si fa a pensare che è un tradimento il tradurre? È una novità di senso. Ecco perché la traduzione rimane sempre un fatto, come si dice, intrigante, anche se con ironia Jean Moulin la chiamava la bella infedele. Il sinonimo di traduzione in italiano è anche versione, che deriva dal latino vertere, evocando una conversione delle parole e dei loro significati da un sistema linguistico ad un altro. Ma anche qui vi può essere un'impropria, e sottolineo impropria, accezione decettiva, negativa, per cui si introduce in modo surrettizio l'idea di perversione, sovversione, inversione del significato originario, no. In questa direzione, vi ricordate tutti Cervantes quando diceva appunto nel Don Chisciotte, ma con tutto ciò mi pare che il tradurre da una lingua all'altra sia come uno che guarda gli arazzi fiamminghi dal rovescio, benché si vedano le figure, sono piene di fili che le ombrano e non si vedono con quella superficie così eguale del diritto. Ecco, il tradurre, ovviamente lui ha un'accezione negativa del tradurre intuite. Se si insiste sul versante negativo dell'infedeltà, della perversione del senso, ecco allora l'adagio che il traduttore è traditore. Ma se si guarda la cosa invece in modo un po' più vicino, ci si illude di leggere il testo nel senso originario, perché nessuno è a quel livello, perché è in un sistema linguistico che continuamente cambia. Fossi anche un greco vissuto in Grecia, alimentato nei classici greci, e leggo il testo greco di Marco, ma io sono diverso, e allora in realtà penso di non tradurre, ma traduco, e quindi faccio un'operazione neanche esplicitata. Tradurre è necessario per non tradire. Anche quando si legge in lingua originale e si pensa di fermarsi all'originale, in realtà tu leggi e traduci.
anche se tu pensi in greco, perché tu penseresti nel greco di oggi, con le esperienze di oggi. Perché una nuova traduzione? La risposta è che la necessità di una traduzione della scrittura suppone innanzitutto una precisa idea di rivelazione. Questa si può ben evidenziare in antifrasi con l'idea di rivelazione coranica. Faccio un esempio, no? Il Corano è ufficialmente qualificato come intraducibile, in quanto la lingua araba è come la carne della parola di Dio comunicata all'umanità. Per il pensiero biblico, invece, la scrittura non è come tale rivelazione, se non nella misura in cui essa è attestazione scritta della rivelazione. L'evento della rivelazione cede la parola, non solo quella scritta, ma anche la parlata, le cede sempre, in quanto è il comunicarsi della vita di Dio stesso all'umanità. Per noi, poi, per cristiani, in Cristo Gesù si compie. Non ci può quindi essere una fissazione sulla lingua originale, come se questa fosse un tutt'uno con la rivelazione, come avviene invece nel mondo coranico. Questa concezione di rivelazione influenza anche il modo di avvicinarsi al testo scritto. Al lettore della Bibbia non basta la recita del testo, perché la scrittura stessa chiede un atto di comprensione e non si accontenta della semplice melopea. Basterebbe ricordare qui quanto asserisce il frontespizio del Deuteronomio, che si collega con una ripresa della proposta della legge, ma ripresa che tenta un approfondimento, uno scavo che giunge al senso profondo del messaggio comunicato. Mosè cominciò a spiegare il verbo berer, cioè il verbo, un intensivo che indica lo scavare, la stessa radice dei pozzi, cioè è un'operazione, la Bibbia stessa chiede questa operazione. La stessa scrittura, specie nella forma della Bibbia cristiana, mostra una pluralità di codici linguistici, greco, aramaico, ebraico. Pertanto va ricordato, oltretutto, che queste lingue, sia l'aramaico, sia l'ebraico, sia il greco, si distendono anche su un arco di secoli notevole, il greco del Nuovo Testamento e poi il greco della Koiné, con tutta la complessità di quel greco. E credo che in questo senso possiamo dire che la Bibbia si presenta già in se stessa come uno scritto eminentemente traducibile, che esige di essere tradotto. Non a caso vi sono state traduzioni della Bibbia fino dal secondo secolo avanti Cristo, no? Nell'era precristiana. La necessità della traduzione diventa poi ancora più evidente di fronte al compito missionario che il Nuovo Testamento affida ai discepoli di Gesù, per cui l'accesso alla scrittura non può essere semplicemente un momento privato per la mia salvezza personale, ma piuttosto deve essere fonte da cui procede la testimonianza e la missione. Tradurre quindi si collega a uno degli aspetti del tentativo di essere fedeli a questo compito, proprio come dice Paolo, no? Annunciare il Vangelo per me non è un vanto, per me è una necessità che mi si impone, guai a me se non annuncio il Vangelo, e se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa è incarico che mi è stato affidato. In qualche modo l'obbligo di tradurre è l'obbligo di ognuno di noi, no? In questo senso, non nel senso solo di pubblicazioni. Alla luce di queste considerazioni, l'impresa di una nuova traduzione di Marco risulta giustificata e non comporta come tale un giudizio di squalifica sulle altre traduzioni. Non è questione questa è meglio o l'altra è peggio, ogni traduzione ha una sua logica, ha una sua grammatica, un suo obiettivo e quindi ha una sua caratteristica da valutare e da usarsi appunto secondo i vari contesti. Che la scelta di una nuova traduzione ecumenica abbia preso l'avvio poi con il Vangelo di Marco è ben comprensibile, penso, data la natura essenziale di questo scritto, il suo essere stato davvero l'inizio del genere letterario Vangelo. Tipologia di traduzione, non so qui se ti ritrovi del tutto, ma la butto lì. Una traduzione suppone sempre delle scelte teoriche di fondo, e credo che avrete discusso non poco. Se si assume la teoria che il senso del testo sta nell'intenzione dell'autore, inevitabilmente la traduzione si presenta come desiderosa di riproporre il testo originale. Legittimissimo questo approccio. In questo lavoro aiuta molto il metodo storico critico, peraltro viene anche utilizzato in modo evidente. In parte questa traduzione segue questa preoccupazione e in parte si discosta. Basterebbe le parole della cena. Quindi perché alterare l'ordine delle parole che nella cena sono dette? Allora, sul fronte opposto vi è la posizione di coloro
che preferiscono essere fedeli alla pragmatica del testo più che all'originale. In altre parole, si cerca di riprodurre un effetto analogo che non sempre però corrisponde a una traduzione letterale. Mi ricordo che con l'amico Carlo Buzzetti, che adesso è defunto, ma che era un teorico anche della traduzione, discutevamo su una, il giusto è come una città con 10 capi di Coelet. 10 capi per noi, 10 che comandano, un caos. E là invece per loro era limite, pensavano a città ellenistiche ben organizzate, con una decarchia che fosse un segno di comando forte, e non quindi in balia dei singoli clan e tutto. E allora hanno deciso, in quel caso era traduzione ecumenica in lingua corrente, hanno deciso di fare il giusto come una città con 10 torri, non c'era la parola torri, però è evidente, è stata una scelta di effetti, no? E in altre parole si cerca di produrre un effetto analogo che non sempre corrisponde a una traduzione più letterale. È come se io pensassi a Geremia, cosa vedi Geremia? Lui in ebraico è lo shaked o shoked, un mandorlo e così io vigilo, solo che in italiano non si capisce. È come se lo dicesse, io vedo, cosa vedi Geremia? Vedo un tiglio, così io veglio. Sì, però non va bene per la stagione perché il tiglio... però insomma si fa quello che si può. L'impresa dei traduttori si muove tra queste scelte: avvicinare il lettore al testo fonte, avvicinare il testo fonte al lettore, e in qualche volta si cerca un po' un compromesso. Diciamo, se lo avvicini al lettore e cercare il suo scopo, il suo bersaglio, se si avvicini al testo ti avvicini alla fonte. E evidentemente io, i teorici della traduzione ritengono che un po' le due posizioni sono abbastanza incomponibili, ma in realtà è possibile anche trovare delle vie di compromesso. Li chiamano i francesi Sourcier, i fontalisti, e sibristi, i bersaglisti, no? Punti a bersaglio, punti alla fonte. La scelta della presente traduzione opta fondamentalmente per la prima opzione, però non disdegna alcuni passaggi, anche l'attenzione al lettore, cosa capisce il lettore e cosa è bene offrirgli. E credo che in questo senso, io cito quello che avete scritto: la traduzione del testo è attenta essenzialmente a rendere, nel modo più rispettoso ed efficace possibile, quello che il testo in lingua greca trasmette, senza le preoccupazioni religiose e culturali aggiuntive rispetto al rapporto tra testo e chi lo legge. Questo sarebbe un ulteriore, le traduzioni alla luce della storia degli affetti, che è un altro problema ulteriore. Pensate, quando noi leggiamo, ad esempio, da cattolici, la traduzione alla luce degli affetti, il capitolo terzo di Genesi, e vi vediamo un testo anche mariologico, alla luce della traduzione che ne ha fatto Gerolamo. Quindi queste sono le traduzioni alla luce degli affetti, però evidentemente sono cose un po' tecniche. Va bene. Perché una traduzione ecumenica e perché un commento al testo? Il movimento ecumenico ha creato un clima favorevole al dialogo e soprattutto ha sollecitato un comune riferimento alla scrittura come norma fidei. È grazie al movimento ecumenico che è diventato possibile oggi lavorare insieme per tradurre il testo biblico, commentarlo, annotarlo insieme e crescere insieme. L'impresa è oggi pienamente giustificata e soprattutto è sollecitata dalla necessità di una comune testimonianza. Peraltro faccio notare il disagio di molti quando si trovano in mano delle Bibbie connotate confessionalmente. Essi vorrebbero avvicinarsi alla scrittura liberi da precomprensioni confessionali. Giusto o non giusto non mi interessa, a volte è una richiesta di questo tipo. Ebbene, una traduzione ecumenica può venire incontro a questa esigenza senza con questo svalutare le traduzioni che sono in uso. Cioè, io c'era la pastora, c'era ad esempio la Nuova Riveduta, io quando faccio lezione e così via, se lavoriamo, andiamo a vedere cosa fa la Nuova Riveduta. Vado a vedere cosa faceva la CEI, o con la prima CEI e la seconda, vado a vedere alcune altre traduzioni e poi magari ogni tanto anche Gerolamo, perché a volte la Vulgata in certi testi è grandiosa, però solo che non parliamo più latino, questo è il problema. Allora, e poi le scelte che ha fatto Gerolamo erano su un testo che non è certo il Nestleanan di oggi. L'opera che stiamo presentando è... Scusate un attimo, l'ideale perseguito da una traduzione ecumenica non è l'appiattimento delle differenze, ma soprattutto la condivisione delle ricchezze, delle sensibilità diverse, riconducibili non solo a tratti personali, ma anche a un diverso contesto comunitario. E l'opera che stiamo presentando non si limita a offrire una traduzione, ma propone un commento. Nuova traduzione ecumenica commentata.
tutto ciò potrebbe sollevare un problema: ma è davvero necessario spiegare la Bibbia? Non è una banale domanda retorica, ma una questione che tocca un tema molto dibattuto. Peraltro siamo in casa francescana, l'Evangelo Sine Glossa, che però non era un'opposizione alle glosse all'Evangelo, ma a tutte le pratiche per cui l'Evangelo è lì, poi ci penso io a interpretarlo secondo i miei accomodamenti. Però non è una banale domanda retorica. Vi è infatti chi pensa che, essendo la Bibbia parola di Dio, essa è chiara e accessibile a tutti. Per un verso è vero questo, come del resto insisteva Lutero su questo aspetto della scrittura. Questo è vero, purché non si prenda come alibi per non affrontare uno studio approfondito, contrapponendolo con faciloneria e modalità donchisciottesca a una lettura letterale. Io faccio la lettura letterale, tu non fai la lettura letterale, tu fai la lettura che pensi letterale, e spesso è il contrario di quello che pensi. Succede così. Vi faccio un esempio molto, mi è successo, un minuto. Ero educatore dei ragazzi in seminario, avevo un ragazzo molto bravo, e viene sua mamma, che è orobica bergamasca fino in fondo, e chiede al colloquio, dico: suo figlio è molto originale. Solo che da noi originale in bergamasco vuol dire caratteriale. Ma io parlavo italiano. Lei, vedo che si rabbuia, ma non capisco perché. Dopo un mese mi chiede di nuovo l'appuntamento, dice: ma lei come mai ce l'ha con il mio Roberto? Perché ce l'avrei con il suo Roberto? E siccome si permette di dichiararlo originale, guardi che io mi sono sforzato un mese per vedere se mio figlio è originale. E io gli ho detto: ma scusi, cosa vuol dire lei per originale? E voleva dire caratteriale. Dico: ma signora, io parlavo in un codice linguistico italiano e così via, lei ha pensato in bergamasco, l'ha tronto, è stato un caos. Questo succede, è un caso di fondamentalismo. C'è stata male un mese, lei mi dice: ma è proprio possibile che sia stata male un mese per niente? Esatto, signora, è proprio così. Allora, e in questo senso, adesso chiuso la parentesi, se si pretende di escludere dalla lettura della Bibbia ogni analisi critica, condannando a priori l'arroganza della ragione umana, in realtà ci si fa inconsciamente giudici della parola, paradossalmente. Io la comprendo e io la comunico, e non ci si fa umili ascoltatori di essa. Bisogna imparare a diventare un po' come l'eunuco etiope, che in fondo si fa aiutare a leggere quella scrittura, eppure certamente sapeva anche lui l'ebraico. In realtà questa tesi è ingenua e semplicista, e semplicistica, e addirittura totalmente sbagliata. È frutto del pregiudizio che la ragione umana danneggia e ostacoli la fede. La Chiesa, e qui adesso abbiamo fatto una cosa sulla Chiesa cattolica, noi, il nostro punto di vista cattolico è preciso, definito ormai in modo abbastanza solenne dal Concilio Vaticano II nella Dei Verbum: Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini a maniera umana, e perciò bisogna interrogarsi su cosa volevano dire quegli uomini e quel modo umano di parlare. Questo è necessario, questo è l'atto critico, no? Allora, è proprio in questo orizzonte di considerazioni che si capisce l'utilità di un commento al testo biblico. E in questo senso il commento, che è sempre frutto di un'esegesi, anche se non si presenta come un testo esegetico immediatamente, rende un servizio davvero al compito della Chiesa di comprendere la scrittura, di farla conoscere, ma anche di custodirla. Del resto, la necessità di interpretare e spiegare sia la rivelazione che Dio ha fatto di sé, sia la testimonianza scritta di questa rivelazione, è documentata all'interno della stessa scrittura. Cioè, pensate a quello che facevano in Neemia 8, quando leggevano la parola nella piazza delle acque, eccetera, eccetera. Poi i Leviti spiegavano, probabilmente traducevano in aramaico, c'era una spiegazione di senso, le loro traduzioni erano un po', come si dice, come quelle delle Paoline. Non la Paolina nuovissima, La vecchia Bibbia delle Paoline, ma la prima edizione era bellissima, perché è proprio vero, i problemi a quel tempo, la Bibbia non, si usciva dalla guerra, la violenza non faceva problema, ne aveva vista tanta, ma la nudità sì, la nudità. Perciò al capitolo 2 Adamo ed Eva erano, sapete, un uomo e una donna, erano nudi, ma non si vergognavano l'un l'altro, non provavano vergogna. E aggiungeva nel testo, ovviamente in corsivo, perché non avevano ancora perso l'innocenza originaria. Poi l'hanno ritirata, la seconda edizione non c'era più, però è un Targum, certo. I Targum facevano così, cioè vuol dire che questo avviene nella scrittura.
Alcune considerazioni specifiche, io mi sono dilettato a leggere non tutto il testo, ma qua e là degli assaggi, mi riprometto di leggere tutto in base anche alle necessità, però ho cercato di sorprendere in alcuni testi. Trovo dei passaggi, ad esempio, anche molto suggestivi. Trovo come Marco 14, versetti 12 seguenti, cioè il testo della cena, e la preziosa riflessione sull'inversione delle parole di Gesù sul pane, sul calice, che non è questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ma la traduzione propone consapevolmente il mio corpo è questo, il mio sangue dell'alleanza è questo. E così tutto il senso di quello che sta avvenendo qui in quello viene dato in quel pane, non viceversa. Allora, un altro passo che ad esempio ho trovato veramente bello e quindi ha anche un carattere, per così dire, per un verso si capisce che c'è dietro un'esegesi scientifica, e in certi passaggi si avverte benissimo l'attenzione alla narratologia, alle nuove metodologie, quindi c'è come. Per il verso anche l'attenzione, diciamo, alla fruibilità, io parlo un po' da prete pastorale, ma cioè la fruibilità, all'attualizzazione, cioè ma cosa dice, può dire a noi lettori di oggi questo testo. Vi faccio un esempio del commento, ho trovato prezioso, pagina 98, ad esempio la prima moltiplicazione dei pani. Ecco, chi possiede pani e pesci deve condividerli e servirli alla folla. In questo modo si rende visibile l'amore e la grande generosità del Creatore che si manifesta provvidente per mezzo dei suoi. Il messaggio di Gesù viene compreso soltanto quando i discepoli indossano il grembiule del servizio. In questo modo tutti, tra virgolette, comprendono che il cibo offerto da Dio non esclude nessuno. Qui c'è una parentesi di attualizzazione interessante. Quanti potevano essere indegni, tra virgolette, in quella primitiva Eucaristia? Però Gesù non ha chiesto chi era degno di mangiare il suo pane. E sazia la necessità di tutti. Inoltre non viene specificato che furono i discepoli a raccogliere quanto era avanzato. Questo è molto bello. I pani avanzati non hanno padrone. Sono a disposizione per essere nuovamente condivisi. La folla ha compreso il messaggio più che i discepoli stessi. La condivisione è l'unica via per saziare l'umanità e umanizzare le relazioni. Non dimenticate, è una nozione scientifica precisa, all'inizio si parlava di una folla, la folla alla fine si è trasformata, si parla di Andres, in uomini. Beh, questo vi dà un saggio anche della preziosità del commento. Qui adesso qui parlo un po' da prete, io qui ci faccio dentro due meditazioni, cioè due manie, bisogna fare rendere, io sono figlio di commercianti, bisogna anche far rendere materiale, cioè, adesso la battuta non vuole dire, ma la mania vuol dire una cosa anche seria, cioè uno spunto per riflettere a fondo sul testo, e non è stato forzato, non è stato tirato. Allora, un altro passaggio che mi sembra stimolante, perché riesce ad assumere in modo chiaro e provocante il frutto di un faticoso e complesso lavoro esegetico e dei nuovi approcci narratologici, e ad esempio quello dedicato alla finale del Vangelo di Marco, non quella deuterocanonica, ma quella canonica, e qui ho ritrovato veramente, potevo citare i testi a cui si allude, il vignolo, questo, quest'altro, sono bellissimi. Guardate che questa è una perla. Fino alla fine permane lo scarto, sapete che le donne vanno via senza parlare, piene di paura, dalla tomba. E finirebbe il Vangelo di Marco. Dopo hanno aggiunto, c'è l'aggiunta, ma con tutto quello che anche lì poi c'è una spiegazione bella. E fino alla fine permane lo scatto tra Gesù e i suoi discepoli, perché nel Vangelo di Marco c'è sempre questa distanza che si crea, no? E, incapaci di comprendere e accogliere l'Evangelo. Ma per Marco, così come viene raccontato nel secondo Vangelo, ma per Marco una tale distanza non è indice della impossibilità di seguire Gesù. Lo scarto, così come lo racconta il secondo Vangelo, sollecita quella ripresa enunciata proprio dalle parole dell'angelo nel versetto precedente, andate vi precede in Galilea, eccetera. La Galilea, infatti, costituisce il punto di partenza dell'avventura dei seguaci di Gesù. Annunciare che il risorto li precede in Galilea significa invitare a ricominciare dall'inizio l'itinerario discepolare e per chi legge a riprendere da capo il racconto mettendone incontro la rilettura, cioè essere arrivato al fine, adesso devi rileggere. Ti rimando in Galilea, ti rimando alla rilettura, adesso sei in grado di capire e la seconda lettura non è mai la prima. Qui c'è tutta la narratologia, bello, bellissimo.
Nella pagina conclusiva comprendiamo la strategia narrativa di Marco, che fa dei credenti degli eterni principianti, a cui indica la via per ricominciare sempre da capo. E questo spiega, cioè guardate che riuscire a sintetizzare in poche righe tutto il travaglio che quella finale del Vangelo di Marco ha suscitato nell'esegesi non è da poco. Questo è il vantaggio, è proprio perché la cosa è agile, cioè se qui avessimo per ogni pericope 20 pagine non sarebbe fruibile, sarebbe fruibile solo per gli addetti ai lavori, invece diventa fruibile anche per i non addetti ai lavori. Infine, sia pure di sfuggita, annoto la presenza dell'utile appendice su leggere il Vangelo secondo Marco verso la fede cristiana, curata da te però e da Roberto Geroldi. La posta in gioco è quella che una lettura continuativa del Vangelo secondo Marco permette di confrontarsi con la parola di Dio nelle due direzioni, che sono anche le direttrici che muovono il Vangelo marciano, cioè l'ingresso nella fede cristiana e la comunione di vita con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Ovviamente, di cui l'ultima cena, ecco, si dà uno spazio particolare al senso dell'ultima cena, è il momento di familiarità culminante tra il Nazareno e i suoi, pur permanendo lo scarto. Ho fatto un esempio, ecco, di questi gioielli che si possono trovare anche in modo sintetico, ma che suppongono tutto un lavoro con le metodologie classiche, perché sono necessarie, filologiche, altrimenti non ci sarebbe stata una nuova traduzione, insieme ai nuovi approcci. Grazie. Shalom. Grazie. Io ringrazio molto Don Patrizio per la sua presenza e per la passione, per il grande affetto che ha messo in questa sua presentazione. Prima di passare la parola a Daniela Di Carlo, volevo dire due piccole cose che sono riferite alle due citazioni del testo che Don Patrizio ha fatto. La prima citazione è del commento di un suo confratello nel presbiterato della diocesi di Bergamo, e cioè Don Luciano Locatelli, il quale, prete impegnato a livello di testimonianza, di attività pastorale, collegato alla Caritas e collegato a una serie di esperienze a contatto con marginalità molto complesse, molto angosciose, riesce ad associare molto bene questa sua attenzione ai testi dal punto di vista scientifico-culturale con questa attività pastorale. Don Luciano ogni giorno propone un commento al Vangelo del giorno che inizia con questa formulazione: buongiorno mondo, e chi si collega a Facebook può costantemente leggere giorno dopo giorno queste sue proposte, che non hanno nessuna volontà di essere né ultimative né chissà di quale livello, ma che sono un contributo interessante alla lettura di tutti. Il secondo riferimento alla conclusione di Marco è un commento del pastore Angelo Reginato. La struttura, esattamente, la cornice. Esattamente. Cioè, un uomo prende il vignolo che è stato il suo relatore. Assolutamente. Quindi con tutta una serie di attenzioni, quindi una persona che nel percorso con i testi ha variamente approfondito questi suoi dati, ha occasioni di attività pastorale tra le Svizzera e l'Italia ripetute e ha avuto questo suo tipo di sensibilità e di attenzione che, come Don Patrizio ricordava, è di taglio narratologico, quindi uno degli approcci che sono, secondo noi, assolutamente fondamentali in termini di dialogo con la base storico-critica da cui riteniamo tutti, sia pur nella pluralità dei nostri approcci, non si possa non partire. Ecco, allora, con questo spirito e tenendo conto proprio di questo tentativo che abbiamo cercato di proporre di rapporto tra l'attenzione al testo scientifico e l'esistenzialità, e i riferimenti che Don Patrizio ha fatto vanno, mi pare, abbastanza chiaramente in questa direzione, credo che sia molto interessante sentire che cosa, dal suo punto di vista, secondo una sua angolatura certamente diversa, la pastora Di Carlo ci proporrà, e la ringrazio molto di essere qui tra noi. Sì. Allora, innanzitutto sono molto contenta di aver letto quasi tutto questo libro e mi è piaciuto veramente tanto. La prima cosa che voglio dirvi è che trovo veramente interessante che sia un'opera ecumenica. Insieme anche alla signora eravamo ad Assisi, ci siamo rese conto di quanti passi avanti naturalmente il cammino ecumenico ha compiuto, ma anche di quanti ne deve ancora fare.
Allora, trovare un gruppo di persone, 7 persone, 2 delle quali donne, perché anche questo vorrei sottolineare, perché ci sono 2 bibliste all'interno del gruppo che ha tradotto e commentato, rende ancora più significativa la lettura di questo testo, perché non solo ci troviamo, diciamo, naturalmente le parole fondamentali di Matteo, ma ci troviamo anche lo sguardo di uomini e di donne, di culture, tradizioni, confessioni diverse, che si appassionano ognuno a modo suo e ci danno la loro lettura di questo Evangelo. Quindi mi sembra che sia un'operazione molto riuscita, e quindi non vedo l'ora adesso che arrivino gli altri 3, perché è come se fosse un giallo, voglio vedere come va a finire, no? In questo senso. Non tanto chi è l'assassino, no, ma no. Capire qual esatto. È la prospettiva. Naturalmente. Chi è morto sappiamo già chi è. Ma lo so, ma sappiamo anche che è risorto. Esattamente, bene. Esattamente. Quindi sappiamo che c'è un lieto fine. Quindi veramente mi piace l'idea che persone di confessioni diverse si vedano, si riconoscano, perché questo è molto importante, si riconoscano come cristiane nella diversità e lavorino insieme, perché non è semplice e perché a volte ci sono proprio anche, diciamo così, delle difficoltà che possono emergere e che rendono il lavoro difficile. Quindi mi è molto piaciuto leggerlo, ho cercato da sola di capire, ma specialmente perché conosco una mia collega, la Lidia Maggi, vediamo Lidia cosa ha scritto, no? In realtà non ci sono riuscita, ma ho trovato l'appendice che diceva esattamente dove lei aveva operato, e infatti poi vi parlerò della prima parte del suo lavoro. Quindi mi sembra appunto interessante come progetto, interessante che si sia azzardata una nuova traduzione. Anche noi come protestanti, festeggiando i 500 anni della riforma protestante, abbiamo appena editato un nuovo testamento riveduto, no? E appunto la domanda che poneva l'oratore prima di me è giusto, ma perché ritradurre? Tanto c'è già la traduzione, ma non è vero, perché ogni volta si fanno al testo domande diverse, perché il contesto in cui viviamo è diverso da quello di chi ha tradotto i testi biblici anni fa, e quindi certamente svolgiamo quel compito ermeneutico di interpretazione del testo stesso, che lo rende, questo è uno degli obiettivi del libro, più vicino alle persone, perché questo binomio di cui si parla in più punti, cioè questo testo non è un testo che serve agli studiosi, serve anche agli studiosi, perché appunto anche io lo troverò utile per i miei sermoni, senza dubbio, perché ci sono appunto delle idee molto interessanti da sviluppare, ma una delle idee che appunto vi dicevo compare più volte è che la lettura continua del Vangelo di Marco deve essere associata alla vita quotidiana, deve essere associata all'esistenza vera delle persone, solo in questo modo può parlare, altrimenti non parla. E un testo biblico invece diventa fondativo nel momento in cui ci parla, ci dice delle cose che ci emozionano e che soprattutto noi possiamo riferire anche alla nostra esistenza. Per questo ho trovato molto interessanti le note e sono molto contenta. In ambito protestante noi avevamo un Nuovo Testamento annotato, ma degli anni, penso 50, 55, interessante, ma talmente desueto che adesso, se io lo dessi in mano a un giovane, non capirebbe neanche l'italiano. Ma anche le nostre Bibbie di quegli anni. Ah, sì? Non capirebbe neanche l'italiano che è stato usato per creare le note. Mentre queste note, che sono state appunto messe accanto ai testi, sono proprio scritte in un linguaggio che è il nostro,
quello di tutti i giorni, quello che riusciamo a capire, quello che ci aiuta anche a focalizzare un attimo il contesto di quel brano, qual era l'intenzione probabile di Marco nel raccontare quell'episodio. Insomma, sono delle note che ci inquadrano il testo, ma come abbiamo anche visto in precedenza, ci fanno delle domande anche rispetto a noi, alla nostra vita. E quindi per questo mi è sembrato veramente un'opera pregevole per la sua collettività, perché è fatta da più persone, e le cose grandi accadono perché più persone mettono insieme la loro intelligenza. La Bibbia stessa in realtà è una raccolta di libri di più persone, no? Che raccontano la loro fede. Anche Lutero e Melantone, quando hanno cercato di tradurre i testi biblici, si sono messi insieme. In realtà Lutero traduceva, ma Melantone correggeva. Quindi, insomma, c'è sempre bisogno di una pluralità di sguardi affinché qualcosa diventi appunto compiuto. Allora, in questo senso anche le note sono note belle, insomma interessanti, che ti aiutano la lettura. È anche appunto interessante il consiglio che la lettura sia continua, ed è anche interessante come i brani siano stati messi insieme. Non sono messi insieme come tradizionalmente, per esempio, io li trovo nella mia Bibbia riveduta. Non so se sono messi insieme come vengono trovati nelle varie edizioni cattoliche, ma vengono per esempio raggruppati. Vi faccio un esempio molto concreto, proprio parlando appunto della biblista Maggi. Lei mette insieme due storie che normalmente nella Bibbia sono divise, ce n'è prima una e poi ce n'è un'altra. Due storie di guarigioni, una che ci racconta la guarigione della figlia di Gairo, che appunto sta per morire, insomma è molto preoccupato questo padre che chiede la guarigione, e l'altra la guarigione della donna dal flusso di sangue. Normalmente, non so, a me è capitato di leggerle singolarmente, e invece qui vengono messe insieme perché c'è una logica per il fatto che siano messe insieme, perché hanno come protagoniste due donne, una donna piccola, una donna grande, 12 anni alla bambina, 12 anni è la durata, diciamo, della malattia della persona insomma adulta. Insomma, ci aiuta questo metterle insieme, ci aiuta a capire meglio entrambe le storie, ci aiuta veramente a dare un significato più completo, naturalmente, al testo stesso. Ho trovato anche di aiuto grandissimo le domande che vengono messe all'inizio di questo testo, che sintetizzano il lavoro di Marco in due domande: chi è Gesù Cristo e chi sono i discepoli. Allora è carino, perché se si hanno in mente quelle domande, quando poi si va a leggere si può dire: ah, ecco, questo brano qui risponde alla prima domanda, magari quest'altro invece alla seconda. Quindi è come una guida che naturalmente ci accompagna nella lettura. Il testo, appunto, dopo aver un'introduzione, una premessa utilissima, proprio tecnica, chi ha scritto Marco, chi era, da che ambiente veniva, la datazione, breve, però anche quella ci vuole effettivamente, interessante. Poi c'è la traduzione, poi prima della traduzione a volte c'è un'introduzione alla traduzione, e questo è anche molto significativo, come vi ho parlato prima, no? Dell'esempio dei due racconti. Prima di quella traduzione, quindi dei due racconti, c'è l'introduzione al perché queste storie sono insieme, e anche questo è appunto molto significativo. Poi c'è questo commento, il commento appunto che ci apre delle domande anche,
e che per noi pastori o sacerdoti può esserci di grandissimo aiuto nei nostri sermoni o omelie. E quindi insomma, attraverso questo commento, come vi dicevo, si torna proprio a questo contatto tra parola biblica, che continua a essere una parola viva, parlante ai nostri giorni, e la nostra esistenza. I due commenti finali anche sono molto interessanti, perché al termine del libro ci sono due appendici culturali, uno che riguarda appunto la Santa Cena raffigurata da Leonardo e anche nella versione anche di Veronese. Ecco, lì l'unica annotazione: sarebbe stato carino avere la fotografia del quadro, perché in quel modo costa molto di più il libro. Ah sì, davvero? Basta mettere due fotografie. Un foglio colorato. Ma va, sì, alza tanto. Bianco e nero? Bianco e nero? Bianco e nero non dice niente. Lo so. Vabbè, comunque se l'avessi avuta lì, devo dire che avrei guardato, letto. Mentre sono dovuta su internet, cerca l'immagine, poi leggi, vabbè, ormai siamo multimediali, tutte e tutti siamo effettivamente capaci di queste operazioni, però averla qua sarebbe stato, insomma, però capisco, il bar, ecco, anche quello fa pensare, no? Il vedere due raffigurazioni della cena fatte in modo di, cioè, non opposto ma comunque diverso senza dubbio, ci permette anche di capire quanto sia significativa questa operazione di interpretare, no? Perché effettivamente anche il pittore traduce a suo modo, o la pittrice traduce a suo modo, non in maniera linguistica ma attraverso le immagini. Naturalmente è anche interessantissima l'appendice che invece apre la possibilità o di una catechesi o insomma di altri luoghi in cui accada la formazione. Quindi in questo senso non solo è interessante per una lettura individuale, così come vi ho detto, avendo in mente le due domande, leggendo magari, non so, una parte al giorno, è veramente interessante, oppure anche in un ambito collettivo, perché no? In una chiesa, per esempio, può essere usato la lettura del Vangelo di Marco in un percorso catechetico. Andrebbe benissimo, sia per adulti sia per giovani, naturalmente animato in maniera diversa. Quindi sostanzialmente è un testo che consiglio. Non perdete l'occasione, perché effettivamente io penso anche che le nuove traduzioni, come vi ho detto, ci offrono dei nuovi sguardi, ma una delle operazioni che io amo tantissimo fare, un po' anche come diceva il sacerdote, è mettere in relazione le varie traduzioni per avere poi anche la possibilità, se magari non si conosce il greco, di arrivare a una visione collettiva. Quindi mi sembra che abbia centrato il segno, almeno nelle cose che si possono leggere nell'introduzione del testo stesso. E mi sembra proprio che sia, insomma, un'ottima operazione, della quale, come vi dicevo, aspetto il seguito. molte grazie davvero. Possiamo partire dalla questione legata all'immagine interna al volume. Don Patrizio ha già dato la spiegazione assolutamente vera, realistica, effettiva della scelta operata. Certamente la scelta che il dottor Stefano Zuffi, lo storico dell'arte molto noto a livello internazionale, che ha collaborato a varie iniziative, tra cui questo volume, di non occuparsi della cena di Leonardo, sarebbe stata la scelta più, tutto sommato, ovvia, scontata, insomma, ma di questa rappresentazione e della storia che questa rappresentazione figurativa ha avuto in rapporto con l'Inquisizione dell'epoca, perché uno degli aspetti interessanti di quell'appendice è la ripresa delle fonti dell'Inquisizione, che hanno portato quella che era l'ultima cena nella prima sua presentazione a diventare la cena di Levi, quindi cambiando completamente scenario a partire
da quella che era stata la rappresentazione e il contenuto che era ritenuto dall'Inquisizione dell'epoca disdicevole, assolutamente non accostabile all'ultima cena. Quindi abbiamo pensato di fare questa scelta, io sono molto grato a Stefano Zuffi anche per questo tipo di approccio. L'altro aspetto che mi pare molto interessante, io ringrazio molto Daniela Di Carlo per questa sottolineatura, è in continuità con quanto diceva Don Patrizio, è il tentativo, nei termini che abbiamo potuto cercare di realizzare, che cercheremo di intensificare con i prossimi volumi, di offrire al numero più ampio possibile di persone delle occasioni di confronto a vari livelli. Da 15 anni l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana cerca, nel contesto ecumenico, interculturale, interreligioso, tra la Svizzera, l'Italia e altri luoghi d'Europa, di dare dei contributi in questa direzione. Perché noi siamo molto lieti del fatto che anche in ambito cattolico, non soltanto in ambito protestante, la familiarità con i testi biblici sia in costante aumento. Però siamo lontanissimi dall'idea che la Bibbia diventi il punto di riferimento imprescindibile di qualsiasi azione pastorale, in particolare in ambito cattolico, ma talvolta non solo in ambito cattolico, e talvolta abbiamo una serie di testimonianze di fenomeni fondamentalisti drammatici, e ciascuna chiesa ha i fondamentalisti suoi, dobbiamo riconoscerlo, che con il testo biblico hanno un rapporto assolutamente improponibile. A me è capitato in queste attività, in questi 26 anni di attività tra scienza, divulgazione e comunicazione culturale, di incontrare tante modalità diverse di approccio alla scrittura, e nella mia piccola esperienza vedo che questo tipo di confronto tra chi è fondamentalista e chi cerca di non esserlo è del tutto trasversale nelle chiese. Cioè fondamentalisti ovunque, persone molto eterogenee ma comunque impegnate a proporre la lettura biblica e in particolare quella evangelica in senso aperto, dappertutto. Allora, quando noi abbiamo cercato, con una riflessione, si diceva, Toccafulli lo diceva all'inizio nel suo intervento, di immaginare questo progetto, e il sottoscritto insieme ad alcuni colleghi dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana lavora a questo tipo di approccio da molti anni, in particolare cito il collega Renzo Petraglio, che a partire dalla sua enorme competenza in campo biblico e in campo interreligioso ha dato un contributo decisivo alla stesura di partenza di questa traduzione e a una serie di altri contributi che riguardano per esempio le note testuali che all'interno di questo volume sono contenute. Ecco, il nostro obiettivo è quello di favorire questo tipo di lettura. Perché? Nella scheda che è stata distribuita, Progetto Cultural Pastorale 2017-2021, ho cercato di riprendere i dati fondamentali di un progetto che certamente ha in queste pubblicazioni, e ci auguriamo secondo la scadenza dei prossimi anni di proporre Luca, poi Matteo, poi Giovanni, conosci in questa, nell'ambito editoriale queste testimonianze dirette, ma all'interno di una logica di lettura dei Vangeli che voglia essere nello stesso tempo ecumenica da una parte e interculturale dall'altra, perché noi sappiamo che all'interno degli ambienti ecclesiali, e questo, quando io parlo di chiesa parlo sempre di chiesa di Gesù Cristo nelle varie articolazioni, ho abbandonato da molti anni l'idea che quando parlo di chiesa parlo essenzialmente di quella cattolica con qualche propaggine di altro genere. Allora, in questo tipo di prospettiva, cercare di offrire delle occasioni di approfondimento nelle forme più varie, dai gruppi biblici alle attenzioni culturali più diverse, ci pareva molto importante. E in questo senso la sensibilità di colleghe e colleghi di varie denominazioni cristiane, penso per esempio tra i contributi protestanti al collega Eric Nofke, il professore di Nuovo Testamento della Facoltà Valdese di Roma, che è metodista, per dare un contributo ulteriore a questa riflessione. Ecco, dicevo, da un lato questa attenzione, che però vuole essere poi un contributo anche per esempio nell'ambito della Chiesa Cattolica a tutta una serie di attenzioni, di gruppi, incontri, vediamo varie iniziative che stanno pian piano sorgendo. Accanto a questo c'è un'attenzione a coloro che non sono riconducibili ai cosiddetti frequentatori delle assemblee liturgiche, poco importa se cattoliche, protestanti, riformate o di altro genere, cioè persone che si confrontano con la Bibbia e con i testi evangelici anzitutto da un punto di vista culturale non necessariamente religioso. Per esempio sono molto sensibili alle ricadute di carattere figurativo o musicale che le interpretazioni di Vangeli hanno variamente conosciuto. Questo è un altro tipo di attenzione che da questo nostro primo volume agli altri svilupperemo ulteriormente.
perché nelle iniziative Bibbia, Arte e Musica che la nostra associazione biblica ha realizzato tra la Svizzera e l'Italia in questi anni, noi vediamo un crescente numero di attenzioni. Il nostro canale YouTube ha superato due settimane fa le 50.000 visite in 6 anni e mezzo. E noi siamo una piccola realtà culturale, non siamo una grande istituzione universitaria e meno che mai una grande casa editrice. Eppure questa pluralità di attenzioni evidentemente testimonia che questo nostro lavoro, con tutti i suoi limiti e con le sue possibilità, deve poter continuare. Allora, in questo quadro generale, che va dalle pubblicazioni di carattere, diciamo, cartaceo o multimediale, questa è una delle testimonianze dirette, a quelle che sono le iniziative di carattere, per esempio, convegnistico seminariale, all'inizio, che sono di cui registrazioni poi confluiscono in questo nostro canale YouTube, alle iniziative di viaggio, per esempio l'ultimo è stato in questo quinto centenario della riforma, un viaggio con la guida di Monsignor Franco Buzzi, il prefetto dell'Ambrosiana, in Germania, negli ultimi giorni del mese di ottobre. Ecco, queste attenzioni verso Israele, Palestina, Terra Santa, verso la Grecia nella prospettiva paolina e verso altre mete saranno un altro degli aspetti che ci permetterà di sviluppare questo tipo di attenzione. Perché noi crediamo che dobbiamo cercare, nello spirito che abbiamo ricordato in questa sera, di allargare gli orizzonti il più possibile, nella consapevolezza che nessuno possa ritenersi maestro in questo ambito. Ragionando dal punto di vista religioso possiamo dire che il maestro è uno solo e tutti gli altri sono a vari livelli allieve ed allievi, più o meno consapevoli, più o meno significativi, con cammini esistenziali diversi secondo i propri percorsi individuali, ma in ogni caso sempre allievi. Allora, in una prospettiva come questa, cercare di andare nella linea delineata a vario titolo da persone che ci hanno preceduto, credo che sia molto importante. Io cito due nomi, uno cattolico e uno protestante, particolarmente significativi nella storia della lettura biblica, senz'altro dal secondo dopoguerra in poi in Italia. Il cattolico è Bruno Mangioni, il protestante è Bruno Corsani. Allora, noi abbiamo, Bruno Corsani è stato per molti anni professore di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Roma e credo che sulle introduzioni al Nuovo Testamento di Bruno Corsani abbiano studiato generazioni di italiani. Bruno Mangioni è una delle figure più significative che la Chiesa Cattolica in Italia abbia conosciuto nel rapporto tra scienza biblica e divulgazione. E noi abbiamo chiesto a Don Bruno di proporre, se riteneva opportuno, una prefazione a questo volume, perché l'ultima traduzione commentata del Vangelo secondo Marco, traduzione passo dopo passo, risale al 1997 e l'autore fu proprio Bruno Mangioni. E alla pagina 6 del nostro volume, Mangioni tra l'altro scrive: «Il mio scopo da sempre è di far incontrare la parola con la vita e la vita con la parola. Sono sempre più convinto che la parola di Dio si fa appello attraverso un'esistenza concreta, mai senza l'esistenza. È nell'esistenza, scontrandosi con l'esistenza, che la parola svela il suo vero significato, mostrando anche quella diversità che sovrasta i nostri pensieri, quanto il cielo sovrasta la terra. Non soltanto i nostri pensieri sul mondo, ma i nostri pensieri su Dio. Non basta dunque l'ascolto della parola, come non basta il semplice ascolto dell'esistenza. Ascoltare significa confrontare la parola con l'esistenza e l'esistenza con la parola». Da parte di un uomo che ha compiuto 85 anni e negli ultimi 50, potremmo dire forse addirittura 55, di questo si è occupato giorno e notte, possiamo dire per certi aspetti, è certamente un contributo molto importante. E io ricordo che quando il pastore Corsani venne a Lugano nel 2000 e tenne una delle relazioni di quel convegno Leggere la Bibbia Oggi, che riunì a Lugano in una giornata oltre 650 persone, leggendo una delle parabole del capitolo 4 del Vangelo secondo Marco, la parabola del seminatore, affrontò questa lettura con una estrema attenzione al testo, nella forma più divulgativa possibile per un uomo di competenza, direi, culturale ampia, come certamente egli era. Allora, in questo quadro, ovviamente il riferimento al Cardinale Martini diventa essenziale. Padre Bottini, che ha redatto la postfazione a questo volume, uno certamente dei più importanti esegeti francescani dello studio biblico ancora contemporaneo, diciamo dire,
evocava un aspetto, e ci siamo ritrovati leggendo questa postazione senza che ci fossimo messi d'accordo prima su questo riferimento, richiamando quella teoria molto importante del cardinale Martini, che Martini non aveva proposto da solo, entrava in una corrente di attenzione esegetica ed ermeneutica dei testi, cioè la famosa prospettiva dei Vangeli canonici come i quattro manuali di ingresso nella fede cristiana secondo step diversi, secondo gradualità diverse. E Martini parlava di Marco come il Vangelo del catecumeno, cioè il Vangelo di colui che inizia un primo approccio, che viene dal paganesimo, che viene da altre prospettive generali, e che rispetto alla domanda chi è Gesù e chi sono e quali sono le caratteristiche dei discepoli, si ponevano degli interrogativi fondamentali. Ecco, allora, in questo quadro, in questa prospettiva, noi cerchiamo di portare avanti questo nostro lavoro, un lavoro per il quale certamente, e mi pare non solo giusto, ma sono molto lieto di dirlo, io ho trovato un interlocutore, e in questi 25 anni mi è capitato tante volte di occuparmi di libri scritti da me o scritti da colleghi, un interlocutore, la dottoressa Elena Bolognesi, con la quale lavorare è sempre un enorme piacere, perché è il caporedattore dell'edizione Terra Santa, perché non solo ha una grandissima competenza rispetto a quello che lei propone e che si trova dinanzi, ma anche una capacità di stare all'interno del discorso in modo estremamente significativo. E credo che sia molto giusto riconoscere questo fatto, e mi auguro che nei prossimi anni, in questa nostra collaborazione ulteriore, questo tipo di lavoro in continua interlocuzione possa continuare. Concludo questo mio intervento dicendo che in questo spirito di collaborazione ecumenica, guardando ai prossimi volumi, Luca sarà il prossimo, se tutto andrà come ci auguriamo, nell'ottobre del prossimo anno vedrà la luce, coloro che sono coinvolti in questo progetto non sono 8, sono 13. E all'interno di questo contesto si è allargato notevolmente l'ambito dei collaboratori, delle redattrici e dei redattori, con una componente femminile più ampia ancora, perché ci pare molto importante che questa opera sia multiforme a tutti i livelli, cioè metta insieme cattolici, protestanti, per esempio, perché la collaborazione rispetto alla lettura dei testi biblici con l'ambito ortodosso diventa molto complesso, anzitutto per un approccio molto più legato alla dimensione liturgica che a quella culturale, che molti componenti dell'ortodossia continuano giustamente a portare avanti come cifra fondamentale del loro modo di rapportarsi alla Bibbia, donne e uomini, persone che vengano dall'accademia e persone che vengano dall'attività pastorale e divulgativa generale, più anziani e più giovani, secondo una logica di intergenerazionalità che ci pare molto importante nella logica della sensibilità che abbiamo, della multiformità di sensibilità che abbiamo appena detto. Allora, proprio in questo spirito, mi pare molto bello leggere un brano scritto a quattro mani da marito e moglie, cioè da Angelo Reginato e Lidia Maggi, che in un loro bellissimo volumetto intitolato Vi affido alla parola, il lettore, la Chiesa e la Bibbia, leggo a pagina 235 nell'ambito dei cenni conclusivi al nostro testo, tra l'altro scrivevano: la narrazione di Marco si regge su due pilastri, anzitutto lo scarto incolmabile tra la vicenda di Gesù e la comprensione fede dei discepoli, scarto che non è fallimento e invito a mollare la presa, a interrompere il percorso. Piuttosto suggerisce la ripresa, il secondo pilastro, il tornare in Galilea, la casella iniziale del gioco, per ricominciare dall'inizio l'esperienza che sempre sfugge. Ecco, questo ritornare all'origine, ritornare all'inizio, avere sempre un'altra chance dal punto di vista dell'approfondimento culturale e religioso, credo sia un dato fondamentale, dal Vangelo secondo Marco a tutta una serie di altre comunicazioni. E sul retro della scheda che è stata distribuita abbiamo indicato alcune coordinate per chiunque volesse approfondire la conoscenza della nostra associazione biblica, che è il referente scientifico, coordina scientificamente quest'opera in collaborazione evidentemente con l'edizione Terra Santa. Quindi chi volesse approfondire questo dato, chi volesse conoscere meglio le attività che noi svolgiamo, ha tutte le coordinate fondamentali per potervi arrivare. Ecco, direi sempre nello spirito che abbiamo ricordato più volte questa sera, cioè che tutti possiamo dare un contributo alla lettura dei testi biblici e specificamente evangelici nel momento in cui viviamo questo scambio dal testo alla vita, dalla vita al testo. E questo è un dato assolutamente fondamentale, perché se le due domande fondamentali che noi dobbiamo porci di fronte a un testo in generale e specificamente uno biblico: che cosa dica il testo in sé, e in seconda battuta che cosa dica alla nostra vita, alla nostra cultura, tenendo ben presenti l'interazione delle due domande,
Ecco, allora se noi andiamo in questa direzione, credo che possiamo avere tante possibilità in varie direzioni, secondo quello che le nostre capacità e i nostri interessi di volta in volta ci proporranno.